In un futuro non troppo lontano, una startup tedesca di nome E.ON ha sviluppato una nuova biotecnologia. Attraverso una particolare procedura, ora è possibile rimuovere degli anni di vita ad una persona e trasferirli ad un'altra a patto che gli individui siano compatibili a livello genetico. In questo modo, le persone povere e bisognose possono vendere una parte dei propri anni in cambio di denaro, mentre i ricchi possono acquistare quegli anni per ringiovanire e prolungare ulteriormente la loro vita. Max è un agente della E.ON e il suo compito è quello di trovare famiglie in difficoltà economica per convincerle a vendere i propri anni di vita. Nelle scene iniziali lo vediamo parlare con un ragazzo molto giovane. Max cerca di fargli capire il grande beneficio che ne trarrebbero i suoi genitori nel caso in cui decidesse di vendere appena 15 anni della sua vita. Per convincerlo, gli racconta che lui stesso, quando era più giovane, ha venduto 5 anni della propria vita per potersi pagare l'università. Una parte della popolazione è contraria alla tecnologia sviluppata dalla E.ON. Quando Max più tardi torna in ufficio, è costretto a farsi largo tra una folla di protestanti che prende di mira i dipendenti dell'azienda che cercano di entrare. Una volta dentro, Max partecipa ad una cerimonia aziendale durante la quale gli viene consegnato il premio come migliore agente dell'anno. Successivamente, la fondatrice dell'azienda Sophie Thyssen tiene un discorso riguardante la grande importanza del loro lavoro. Nel frattempo, all'interno della clinica, mentre i pazienti aspettano il loro turno, un uomo vestito da dipendente tira fuori una pistola ed inizia a sparare a chiunque gli capiti sotto tiro. Prima di andarsene, disegna il simbolo del gruppo ADAM su un muro, un'organizzazione armata che utilizza atti terroristici per ostacolare l'azienda e ripristinare l'eguaglianza sociale. Più tardi, Sophie e le sue guardie Kaya e Novak guardano un videomessaggio della leader del gruppo ADAM. Lilith promette loro che continueranno a giustiziare tutte le persone che con l'aiuto della loro azienda rubano la vita degli altri. Tornato a casa, Max celebra la notizia del premio con la moglie Elena. Grazie al suo lavoro possono permettersi il mutuo del loro appartamento di lusso e presto potranno anche realizzare il sogno di avere dei figli. L'indomani la coppia fa visita alla famiglia di Elena. Il padre non nasconde il suo disprezzo verso il lavoro di Max e la sua azienda, in quanto a detta sua rubano la vita delle persone povere per aiutare solo una nicchia privilegiata della società. Elena li interrompe prima che la discussione prenda una brutta piega. Durante il rientro a casa, Max si lamenta con la moglie perché anziché prendere le sue difese nelle discussioni con il padre, rimane sempre neutrale, e le ricorda che alla fine lui non è nient'altro che un piccolo ingranaggio di un ben più grande sistema capitalistico. Ormai vicini a casa, notano del fumo provenire dal loro palazzo, e una volta arrivati, sono sconvolti nell'apprendere che il loro appartamento sta andando a fuoco. Nella scena successiva vediamo il loro avvocato mentre spiega alla coppia che l'incendio è stato causato da una candela e per questo motivo la polizza assicurativa non coprirà i danni. A peggiorare le cose, Max scopre che per avviare il mutuo Elena aveva segretamente impegnato 40 anni della sua vita a collaterale. Max prova a offrire i suoi anni in cambio di quelli della moglie, ma gli viene detto che l'unico beneficiario compatibile con il suo DNA è morto di recente. Di conseguenza, l'unico modo per ripagare il debito da 2 milioni e mezzo di euro è che Elena doni i propri anni. Dopo essere usciti dallo studio legale, la polizia la arresta per assicurarsi che non fuga dal paese. E mentre viene portata via, Max le promette che in qualche modo troverà il denaro per ripagare la banca. Max va a parlare con Sophie, nella speranza che l'azienda lo possa aiutare con un prestito che ripagherà poi con il suo lavoro. La donna lo assicura che farà il possibile. Più tardi, Sophie ha un incontro con gli azionisti, che si lamentano con lei per l'enorme spreco di risorse che l'azienda impiega ancora nella ricerca. Nonostante la procedura sia pressoché perfetta, Sophie vuole trovare una soluzione al fatto che donatori e beneficiari debbano avere un DNA compatibile. Una minoranza con disposizioni genetiche rare ha infatti ancora grosse difficoltà a trovare un donatore, e a quanto pare Sophie fa proprio parte di quella minoranza. A distanza di giorni, l'avvocato di Max lo informa che purtroppo non ci sono novità da parte di Sophie e che la donna ha ignorato tutti i suoi tentativi di mettersi in contatto con lei. Ormai mancano poche ore all'intervento e Max prova a visitare Elena in clinica. Tuttavia, gli viene detto che il giorno dell'operazione non sono consentite visite e per poterla vedere devono aspettare che la procedura sia finita. Disperato, Max prova comunque a cercare di raggiungere la moglie, ma viene bloccato da Kaya e il suo team di sicurezza. Elena viene preparata per l'operazione e le viene letto il contratto che aveva precedentemente firmato e che prevede la rimozione di 40 anni della sua vita. Non appena i medici le si avvicinano, prova disperatamente ad opporre resistenza, ma viene prontamente sedata.
Successivamente viene connessa ad un macchinario che inizia il trasferimento dei suoi anni ad un'altra persona nella stanza a fianco, di cui però non si vede il volto. Dopo la procedura, Max accompagna Elena a casa e nel giro di poco tempo il corpo della moglie inizia velocemente a deperire e ogni volta che si guarda allo specchio è sempre più vecchia. La relazione con Max inizia presto ad incrinarsi e nonostante lui provi a darle supporto, Elena si chiude sempre più in se stessa. Un giorno, mentre si reca in ufficio, Max scorge Sophie mentre sta uscendo dall'edificio e prova a correrle dietro per cercare in qualche modo di parlare con lei. Una volta raggiunta, però, la donna lo ignora completamente e Kaya gli intima di non avvicinarsi. Mentre sale in macchina, Max nota che Sophie sta chiaramente ringiovanendo. Tornato a casa, prova a rincuorare nuovamente Elena, dicendole che nonostante la differenza di età, lui la ama ancora. Elena però crede che stia parlando solo per compassione e guardando la loro immagine riflessa allo specchio gli dice che così non potrà mai funzionare. Quando poi Max esce di casa comincia a sentire uno strano dolore all'addome e va a distendersi dentro la vasca da bagno. Nella scena successiva vediamo che Max ora è in ospedale insieme alla moglie. A quanto pare Elena prima dell'operazione era rimasta incinta e a causa del veloce invecchiamento il suo corpo ha avuto un aborto spontaneo. Non riuscendo più a relazionarsi con il marito, gli chiede di portarla a casa dei genitori, dove ha intenzione di rimanere per permettere a Max di farsi una nuova vita. Il marito le promette che troverà un modo per farle riavere indietro i suoi anni, ma il padre, vedendo la figlia ora più vecchia di lui, lo caccia via, ricordandogli di essere parte integrante di quel sistema malato che le ha rovinato la vita. Nel disperato tentativo di trovare una rapida soluzione, Max si reca in una zona malfamata della città. Qui individua una spacciatrice che ha chiaramente molti più anni di quelli che dimostra e le chiede informazioni su dove si possa effettuare la procedura illegalmente. Max ottiene il contatto di una clinica clandestina in Lituania e gli viene detto di procurarsi 30.000 euro, dei telefoni usa e getta e dei passaporti falsi. Una volta arrivata in Lituania poi riceverà ulteriori istruzioni sul come raggiungere la clinica. Prima però ha bisogno di procurarsi il donatore. Max è sicuro che il ringiovanimento di Sophie, insieme al fatto che la donna non si sia più fatta sentire, non può essere una coincidenza. Per questo motivo inizia a pedinarla con l'obiettivo di rapirla. Dopo giorni di appostamenti, approfitta di un momento in cui la donna rimane da sola al cimitero senza guardie del corpo. Le fa perdere i sensi con un taser e in seguito disegna il logo del gruppo Adam su una tomba, per far credere che siano stati loro a rapirla. Successivamente Max si reca da Elena e senza entrare nei dettagli le chiede di seguirlo e fidarsi di lui. Insieme si dirigono in un magazzino abbandonato dove Max le fa vedere il furgone che si è procurato per il viaggio. Facendole poi vedere Sophie le spiega che quella è la donna che le ha rubato 40 anni di vita e ora ha un piano per farseli ridare indietro. Elena crede che sia una follia, ma Max la convince dicendole che quello è l'unico modo per riavere indietro la loro vita. Nel frattempo al cimitero, Kaya e Novak controllano i video delle telecamere di sorveglianza e analizzando le targhe delle macchine parcheggiate lì vicino durante il rapimento riescono a risalire a Max. Novak e Kaya riescono a trovare velocemente l'edificio abbandonato, ma la coppia è già in viaggio verso la Lituania, con Sophie legata e imbavagliata nel retro del furgone. Qualche ora dopo, i fuggitivi riescono a superare il confine e fanno uno stop per permettere a Sophie di svuotare il secchio dei bisogni. Con loro stupore, la ragazza afferma di non essere Sophie, ma di essere sua figlia Marie, e che la loro somiglianza è dovuta al fatto che la madre si è sottoposta alla procedura di ringiovanimento. Tuttavia, dopo una breve ricerca online, Max ha la conferma che Sophie aveva solo una figlia, morta anni prima, la stessa figlia a cui stava facendo visita al cimitero. Marie però spiega che la madre l'ha tenuta nascosta proprio per evitare situazioni come quella, ma Max è convinto che stia solo recitando per confondergli le idee. Nell'attesa che la clinica clandestina li contatti, la coppia si rimette in marcia per cercare un posto dove passare la notte e trovano un vecchio hotel abbandonato che fa il caso loro. Marie insiste sul fatto di non essere Sophie e che in realtà odia la madre per quello che fa alle persone. Elena inizia a credere che la ragazza stia effettivamente dicendo la verità, ma Max le dice che anche se fosse vero possono comunque usarla. Essendo sua figlia, Marie è quasi sicuramente compatibile per il trasferimento, in quanto i consanguinei di primo grado lo sono quasi sempre. Elena, tuttavia, è scioccata dalla scelta delle sue parole e dal fatto di voler usare una ragazzina, ma Max le dice che ci penserà poi la madre a ridarle i suoi anni. Più tardi, Marie chiede di fare una doccia. Elena la accompagna in bagno e nota che la ragazza non ha le cicatrici dell'operazione, il che significa che è veramente la figlia di Sophie Thyssen.
Quando Elena rivela la cosa a Max, il marito le spiega che la pelle probabilmente si è già rigenerata. Le ripete che Sophie sta solo cercando di manipolarli e le ricorda che quello è l'unico modo che hanno per poter tornare ad avere una vita insieme. Nel frattempo, Novak e Kaya sono riusciti a rintracciare la loro posizione e si stanno preparando per andare a prenderli. Poche ore dopo, Elena e Max vengono risvegliati da un gruppo di persone armate. Il gruppo Adam, anche loro interessati a Sophie Thyssen, li ha trovati prima della Eon. Lilith conferma che la ragazza è effettivamente Marie e non Sophie, e li porta in un edificio abbandonato dove gli rivela come stanno per davvero le cose. Dopo aver scoperto che il DNA di Elena era compatibile con il suo, Sophie ha incaricato il suo migliore agente per provare a farle donare gli anni. Max però si è innamorato di lei e quando poi si sono sposati, Sophie si è vista vanificare l'unica occasione che aveva per ringiovanire. Non trovando alternative, ha fatto bruciare il loro appartamento di proposito per farli indebitare e uccidendo l'unico beneficiario compatibile con Max, ha creato le condizioni per costringere Elena a donare i suoi anni. Ad un tratto, il telefono di Max riceve un messaggio. È la posizione della clinica clandestina valida per 6 ore. Lilith dice loro che se non vogliono perdere l'appuntamento, devono prima aiutarli a catturare Sophie. Nel frattempo, Kaya e Novak hanno raggiunto la loro posizione e circondano l'edificio, ignari della presenza del gruppo Adam. Quando Max esce fuori, vuole che Sophie venga lasciata entrare da sola nell'edificio, con il ricatto che altrimenti Elena ucciderà Marie. La giovane Sophie accetta i termini, ma prima che possa entrare, Kaya chiede a Max come facesse a sapere che Sophie era lì con loro. Quando Kaya si rende conto che è una trappola, Novak all'improvviso tira fuori la pistola e uccide Sophie. Kaya uccide Novak e il gruppo Adam inizia a fare fuoco contro le guardie della Eon. Durante lo scontro tra i due gruppi, Max riesce in qualche modo a raggiungere Elena e Marie e a liberarle. Il trio prova a scappare dalla zona, ma mentre Max tenta di mettere in moto una macchina, vediamo che Marie nel frattempo è riuscita a recuperare una pistola e la punta contro Elena. La pistola però è senza proiettili ed Elena, scioccata dal tentativo di Marie di ucciderla, si scaglia contro di lei sbattendola con violenza contro la macchina. Se prima aveva ancora qualche freno etico inibitorio, adesso non vede l'ora di riavere indietro i suoi 40 anni di vita. Dopo aver caricato Marie sul sedile posteriore, il trio si allontana velocemente dalla zona e nel frattempo vediamo Kaya che, controllando il telefono di Novak, scopre che era un infiltrato del gruppo Adam. Consapevole che Marie non è Sophie, Max inizia ad avere dei ripensamenti e prova a convincere Elena a non effettuare l'operazione, dicendole che non è giusto rubare la vita di una ragazza innocente. Tuttavia, Elena ora rivuole indietro i suoi anni e quando Max insiste di volerla salvare, lo minaccia con un coltello obbligandola ad uscire dalla macchina. Elena si dirige da sola alla clinica clandestina, dove un dottore, che si deve essere ciupato gli anni di Yannick Sinner, sottopone Marie alla procedura di trasferimento. La mattina seguente, mentre Max raggiunge un campo di rifugiati, Marie viene ritrovata da un camionista che la aiuta a tornare in città. Più tardi, la ragazza si riunisce con la madre, che si scopre essere ancora viva grazie ad un giubbotto antiproiettile. Nei giorni successivi, vediamo che Marie inizia ad invecchiare rapidamente, ma la madre, anziché donarle i propri anni, le promette che presto troverà un altro donatore. A distanza di qualche mese, vediamo che Max ha ritrovato Elena. La donna ha recuperato la sua giovinezza e ora è nuovamente incinta e ha un nuovo compagno. Nella scena finale vediamo che anche Max nel frattempo ha ricominciato una nuova vita e insieme al gruppo Adam si sta dirigendo ad una sede della Eon pronti per un altro attacco.